Nel 2023 i passeggeri aerei provenienti dai Paesi Bassi in Italia sono aumentati del 20%. Il dato è stato diffuso dall'ENIT in occasione del Vacancy Burst, fiera internazionale, leisure e outdoor. La concentrazione maggiore degli arrivi si verifica a giugno e ottobre, quando sfiora l'11%. La durata media del soggiorno è di 4 notti, che nel 13% dei casi si prolunga fino a una settimana. Le rotte principali coinvolgono gli aeroporti di Amsterdam, Roma, Fiumicino, Milano Linate e Venezia. Il desiderio principale è quello di fare una vacanza culturale, seguita da un soggiorno al lago, al mare e in montagna. Le mete preferite: Roma, Toscana, Milano, Firenze, Venezia, Lago di Garda, Sicilia. Il 55% degli olandesi è già stato in Italia 3 volte. Negli esercizi ricettivi italiani i pernottamenti degli olandesi aumentano del 42% nel 2022 sul 2021 e del 4% rispetto al 2019. Nelle strutture ricettive extra alberghiere si rileva circa il 70% delle presenze. Nel complesso gli olandesi che viaggiano in Italia nel 2022 spendono circa 2 miliardi, di cui il 76% per vacanza e l'8% per la visita di parenti e famiglia. Anche in questo ambito le località balneari, quelle lacuali, le città d'arte e la montagna sono tra le mete più gettonate.